Macro categoria imprese, categoria innovazione and leadership. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and leadership, impianti di isolamento termico. La motivazione, per rappresentare da 60 anni un punto di riferimento all'avanguardia nella realizzazione di sistemi e prodotti per la protezione di fabbricati da rumori e agenti atmosferici, garantendone un ottimale isolamento termico e acustico attraverso la qualità certificata dei materiali utilizzati. Il premio va a OMCI. Io saluto ed è con me in collegamento il titolare di OMC Isolamenti, Massimo Ornella. Massimo, ben trovato. Buonasera a tutti. Buonasera, le chiedo come faccio con tutti i premiati un commento a caldo. Commento, è un'emozione perché siamo la seconda generazione e siamo riusciti, dopo brutto tempo, bel tempo, in questi anni, a rimanere in piedi, che è una grande cosa, è una grande cosa per l'Italia. Assolutamente, due generazioni abbiamo effettivamente letto nella motivazione 60 anni, rappresentate da 60 anni un punto di riferimento all'avanguardia nella realizzazione di tutti questi sistemi. Adesso poi parleremo proprio del vostro lavoro. Ecco, un riconoscimento che è ancora più importante, in questo contesto, no? Lei dice, Massimo. Sì, allora, partiamo subito da un principio. Noi siamo nati in Friuli da una generazione di lavoratori, quindi la base l'ha data mio padre, la base per partire e per arrivare oggi in dove siamo arrivati. Quindi ha visto anche molto lontano. Abbiamo avuto mille difficoltà, ma anche mille successi tutto questo percorso qui. E quindi noi siamo contentissimi, contentissimi. Andiamo da una semplice costruzione fino ad arrivare alle nanotecnologie, quindi siamo all'avanguardia con i materiali, abbiamo e cerchiamo di lavorare il meno possibile nel danneggiare l'impatto ambientale e cerchiamo di creare sia nell'acustica che nel termico un risparmio energetico, quindi anche nel valore anche globale nell'ambiente. Ok, quindi la vostra mission è questa, appunto, a partire da quello che avete fatto in tutti questi anni, in questo momento, come guardate al futuro? Allora, noi abbiamo due cose che ci invidiano in tutto il mondo, gli italiani, creatività e qualità. Noi stiamo investendo oggi, principalmente sul futuro. Quindi noi dall'Italia ci vengono fatte commissioni in tutte le parti del mondo. Adesso ce n'è una dalla Russia. Quindi noi siamo orgogliosi. Diciamo che il punto chiave è che ci siamo globalizzati celebralmente. Quindi non possiamo più permetterci di riposare, di andare in vacanza, perché mentre noi facciamo questo, dall'altra parte producono e vanno a intaccare praticamente il mercato. Quindi noi siamo operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo è il nostro segreto per oggi rimanere in piedi con aziende in piene difficoltà. Assolutamente, naturalmente unendo la qualità di cui abbiamo parlato nella motivazione, poi a quanto lei dice, essere operativi continuamente, cioè essere a disposizione dei clienti, giusto? Esatto, Bene, bene, esatto. bene. E progetti per il futuro? Progetti ce n'è tantissimi. Noi siamo, diciamo, da questo anno difficile in fase di espansione e questo per noi è un obiettivo grandissimo, dato le difficoltà non italiane ma globali. Globali. Il nostro obiettivo è arrivare al 4.0, quindi investire su macchinari. Arrivare all'avanguardia per, diciamo, portare il lavoro a 360 gradi. D'accordo, d'accordo. Peraltro poi, insomma, il premio che a voi è stato assegnato è proprio quello di innovazione e leadership, quindi Sì. parole che ci portano su questi discorsi. Massimo Ornella, io la ringrazio, ringrazio naturalmente tutti voi e i complimenti vanno a lei e a tutta la sua squadra. Insomma, complimenti a OMC Isolamenti per questo riconoscimento.
Perfetto, grazie mille. Grazie, grazie, a presto.